elezioni amministrative a Treviso, il centrodestra unito vince al primo turno. Mario Conte è il nuovo sindaco della città. Nella notte festa in Piazza dei Signori, stamane l'incontro con i cittadini alla loggia dei 300, Salvini telefona per complimentarsi. Il ballottaggio non è servito nemmeno nell'altro comune della Marca dove era previsto. Cristina Andretta e la Lega schiacciano gli avversari a Vedelago. Aliante precipitato ieri in Alpago, dopo lunghe ricerche trovata sul Monte Serva la carcassa. Di nuovo in diretta, questo è TG Treviso, l'informazione di Rete Veneta, che torna per raccontare quanto è successo nella scorsa ora nella Marca, la politica anche in questo caso in primo piano, con la festa di Mario Conte, nuovo sindaco di Treviso. Abbracci e applausi in una festa andata avanti tutta la notte, proseguita questa mattina. Sul volto del neosindaco Mario Conte i segni della stanchezza, ma anche della felicità per una vittoria arrivata al primo turno. Conte che scandisce già la tabella di marcia per i prossimi giorni. Da domani tutti cominceremo a lavorare con al centro le esigenze dei cittadini, proprio come ci hanno insegnato Gentilini e Gobbo. Quindi da questo punto di vista può star tranquillo che faremo esattamente il nostro dovere. E da cosa si comincia? Primo punto. Sicurezza e quartieri. E poi anche tanto sociale. Sicurezza tra le priorità del nuovo primo cittadino, che l'aveva già chiarito anche la notte scorsa, appena avuto conferma della vittoria. Riorganizzare subito il comando della polizia locale e capire veramente quali sono le esigenze primarie dei quartieri. Intanto Mario Conte si gode la vittoria con il 54,3% delle preferenze davanti al sindaco uscente Giovanni Manildo con il 37,9%. Una festa iniziata ieri sera quando l'orologio della Torre Civica in Piazza dei Signori segnava le 3:15. Conte che si era poi spostato all'interno del Palazzo dei 300 nella sala del Consiglio Comunale. Stamattina, come ieri notte, Piazza dei Signori continua a fare da scenario ai festeggiamenti e la conferenza stampa diventa l'occasione per i ringraziamenti e per le sorprese con la telefonata del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Un abbraccio Mario, un abbraccio a tutta la gente. E grazie soprattutto per quello che farete, che sono stato stra felice di venire una volta, due volte, tre volte, quattro volte. Queste le parole di Salvini, sentiamo, l'avete visto sul palco insieme a Conte, Luca Zaia, che ha corso tra altre cose con una lista insieme a Gentilini. Questo è un super sindaco, dovete dirlo a tutti, super Mario. Ha stravinto, ha dato una grande lezione soprattutto di civiltà, di umanità e diciamo che assolutamente nasce una nuova era per Treviso, un nuovo corso per Treviso, la piccola Etna oggi c'è. Grazie Mario. Il governatore del Veneto Luca Zaia è tra i primi ad arrivare in Piazza dei Signori questa mattina per abbracciare, per congratularsi con il neo sindaco Conte. Questo è l'allievo che ha superato maestro, scrivetelo. Zaia, che aveva creduto sin da subito nella candidatura di Mario Conte, al punto da sposare il progetto di una lista con il suo nome accanto a quello di Gentilini. Durante la conferenza stampa Zaia ringrazia così il nuovo primo cittadino. Desidero ringraziare Mario perché ci fa vivere un sogno, no? Bisogna essere vivi per vivere i sogni. E Mario ci ha fatto sentire ancora più vivi. Grazie Mario, veramente. Grazie di cuore. Il governatore poi spiega quali siano stati gli elementi che hanno permesso di raggiungere questa vittoria. Saper trasformare un progetto politico in un progetto amministrativo, di dimostrare ai cittadini che parli politicamente e sei lotta di guerra, ma poi sai essere anche lega di governo, nel momento in cui presenti una squadra, un candidato e dei candidati, e i cittadini poi ti danno il 53, il 54% al primo turno, magari contro un sindaco uscente, e quindi ti fa capire che hai uomini e donne presentabili sul territorio. Intanto, dopo i festeggiamenti, il presidente del Veneto è pronto domani a partire per Roma, dove con il ministro Stefani riaprirà il tavolo per l'autonomia della regione. Nemmeno a Vedelago sarà necessario il ballottaggio, si conferma Cristina Andretta, che con la sua coalizione schiaccia gli avversari.
Non se lo aspettava nemmeno lei di ottenere una percentuale così alta al primo turno. Cristina Andretta della Lega Liga Veneta viene riconfermata sindaco di Vedelago con una percentuale di voti che sfiora il 66,40%. Il primo cittadino uscente sconfigge nettamente la lista civica di Paolo Quaggiotto, fermo al 18,10%, e la lista civica di Sergio Squizzato con 15,60% di preferenze. Beh, è un momento bellissimo, una grande soddisfazione. Credo che avere la fiducia dei cittadini, che in questo caso ti dicono anche che nei 5 anni insomma hai fatto qualcosa di buono, è sicuramente una grande soddisfazione. E poi penso davvero a tutta la mia squadra, 48 persone che hanno lavorato sul territorio in una maniera incredibile, sono riusciti ad andare in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini, alcuni di nuovi, alcuni erano uscenti, quindi penso che davvero possiamo essere felici della fatto. Andiamo a scoprire velocemente gli altri risultati in provincia di Treviso con l'aiuto del web. A Castello di Godego, Diego Parisotto sindaco con il 41% dei voti. Cambiamo pagina, andiamo a Istrana, Maria Grazia Gasparini ottiene il 64% dei voti. Mareno di Piave, Gianpietro Cattai 75,58% delle preferenze, stiamo parlando di percentuali. Poi ancora Moriago della Battaglia, non è stato caricato. Motta di Livenza, Alessandro Righi 66%. Nervesa della Battaglia, al tempo di caricarlo. Vince Fabio Vettori con il 49,43% dei voti. San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto si conferma con il 61,18% delle preferenze. Treviso e Vedelago, ve l'abbiamo detto prima, Mario Conte e poi la Andretta. Vi faccio vedere questo video, sono gli ultimi momenti, gli ultimi istanti, dura pochi secondi, il tempo di vederlo 5 secondi, è veramente gli ultimi istanti prima che questo aliante precipiti al suolo. È stato un video amatoriale, è stato pubblicato sul sito della Tribuna, dopodiché si sono perse le tracce di questo aliante. A bordo c'era Angelo Moresco, un uomo di Castello di Godego. I resti sono stati trovati sul Monte Serva, ci è voluto tanto tempo, tante ore per ritrovare i resti dell'aliante, in volo l'elicottero del SUEM e poi da terra le squadre dei Vigili del Fuoco. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per questo uomo, pilota, dico un esperto, di Castello di Godego. È veramente tutto per questa edizione di TG Treviso, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata, ci vediamo presto.